Vegan Sì, consigli di alimentazione vegana. Conduce Miriam Madau. Ciao a tutti, oggi parleremo dei frutti della terra. Conviviamo su questo pianeta con una immane varietà di forme viventi, dalle più piccole alle più grandi, comprese le forme vegetali e minerali. Originiamo tutti dalla stessa polvere di stelle e siamo tutti collegati, come la fisica quantistica ci spiega con il fenomeno dell'entanglement. L'essere umano ha una macchina biologica che necessita di procurarsi il carburante dall'esterno, cioè il cibo, elaborandolo e trasformandolo in energia necessaria alla nostra sopravvivenza. Abbiamo bisogno di sostanze come minerali, come coenzimi, fibre, amminoacidi, che devono essere presi dal di fuori di noi. Ed è il motivo per cui dobbiamo mangiare e bere acqua. Ebbene, in questo quadro di appartenenza a un qualcosa di comune, di collegato, proprio la natura, come una madre attenta e amorevole, ci viene incontro a proporci i suoi elementi, legati al ciclo delle stagioni e utili proprio alla nostra vita. Basterebbe affidarsi a lei per avere quel che ci serve, senza perpetrare la barbarie dell'uccisione di altre vite senzienti. Vite senzienti senz'altro riferite ai nostri fratelli animali, ma anche legato alle piante e alla loro intelligenza, perché le piante sono la più arcaica forma di vita e vita intelligente del nostro pianeta. Ma questo lo vedremo magari in maniera più approfondita prossimamente. Questo concetto comunque è stato espresso in modo profondo e illuminante proprio dall'ideatore di questa radio, Giancarlo Barbadoro, in un articolo che potete leggere direttamente sulla rivista online Shine Newspaper intitolato Il caso della comunità vegetale. E cito proprio le sue parole: si può considerare come le piante, antiche forme di vita, abbiano una diversa sensibilità fisiologica dai mammiferi e si siano adattate avendo a che fare con i predatori e rilasciando parti del loro insieme, non danneggiando irreversibilmente la pianta. Se si coglie un frutto o se si coglie della verdura senza danneggiare le radici, la pianta in questione sopravvive e continua a vivere ricrescendo e riproducendosi. In ogni caso, basterebbe evitare di danneggiare le radici, deputate dalla tradizione druidica come la sede del cervello di ciascuna pianta, e nel contempo si può dare rispetto alla natura. Parole importanti, parole illuminanti e che a me hanno aperto veramente una visione diversa anche rispetto al mondo vegetale. E di sicuro lo potrà fare anche a voi se potete appunto accedere a questo articolo e leggerlo, che è molto bello. Il mondo vegetale per noi è importante, è il nostro fornitore di vita, dall'ossigeno che elaborano le piante con la fotosintesi ai frutti e ai semi ricchi di nutrienti che ci regalano. Ma vediamo quali sono e quali possono essere quindi i vantaggi della scelta vegetale. In uno studio elaborato da ricercatori dell'Università di Oxford in collaborazione con l'Università del Minnesota, si evince che l'impatto degli alimenti di origine vegetali sulla salute umana e sull'ambiente è diverso da quello degli alimenti di origine animale. In questo lavoro sono stati analizzati 15 gruppi alimentari diversi, comprendenti pollo, latticini, uova, pesce, frutta, verdura, legumi, frutta a guscio, olio di oliva, patate, carni rosse lavorate, cereali raffinati, bevande zuccherate, carni rosse non lavorate e cereali integrali, per valutare il loro impatto sia sull'ambiente che sulla nostra salute, avvalendosi anche di precedenti studi epidemiologici che riguardavano le abitudini alimentari di decine di milioni di persone. Il risultato emerso è che gli alimenti di origine vegetale hanno un impatto notevolmente inferiore sull'ambiente e sulla salute.
Per esempio, una porzione di carne rossa da 50 grammi è associata all'emissione di almeno 20 volte più gas serra e a un utilizzo del suolo 100 volte superiore rispetto a una porzione da 100 grammi di verdure. Per la nostra salute, le evidenze sono altrettanto negative per quanto concerne la carne. Una porzione di solo 50 grammi di carne lavorata al giorno, come per esempio due fette di prosciutto, aumenta del 41% la probabilità di andare incontro a patologie importanti come malattie cardiovascolari, diabete di tipo 2 e ictus. Un recente studio della Johns Hopkins University, diffuso anche dall'Economist, sottolinea come, rispetto a un'alimentazione onnivora, scegliendo uno stile alimentare che contempli in un anno i due terzi dei pasti vegani, una persona ridurrebbe di quasi il 60% la sua impronta di carbonio, mentre la scelta vegan costante lo porterebbe a una riduzione dell'85%. Si evince come già solo partendo da una scelta personale e alimentare si possa dare così il proprio contributo a un grosso cambiamento per quanto riguarda sia la nostra vita che quella di tutto quello che convive con noi sul nostro pianeta, sulla Terra. Ma allora a questo punto vorrei ancora darvi qualche informazione a proposito di frutti, o meglio di semi. Mi soffermerei su un argomento che sono i legumi. Il primo approccio alla cucina a base vegetale è quello di riferirsi all'apporto proteico derivato da cereali e legumi. Però capita spesso che diverse persone rinuncino al consumo dei legumi perché dopo averli ingeriti incorrono in una sensazione di stomaco gonfio e dolori addominali. Il problema in questo caso è spesso derivato dal fatto che non si segue una precisa procedura sia di preparazione che di cottura, per cui ecco che possono generare queste difficoltà digestive, gastriche e anche meteorismo, quello che viene chiamato meteorismo. Quindi saper utilizzare bene i legumi ci permette di sfruttare al meglio questa fonte proteica che è molto ricca di principi nutritivi. Perché? Perché i legumi hanno un'azione sul fegato molto meno impattante rispetto alle proteine di origine animali, quindi lo affaticano di meno. Sono utili per abbassare il colesterolo. Il loro contenuto di fibre, quelle che formante gel, abbassa il carico glicemico nel sangue e anche elimina l'eccesso di grassi. Invece il contenuto di cellulosa, cioè le fibre insolubili, invece, favoriscono la peristalsi intestinale che ci aiuta contro la stitichezza e quindi permettono anche di ripulire l'organismo dalle scorie. Allora, come facciamo per usarli al meglio? Ecco alcuni consigli. Dunque, intanto partiamo dalla scelta. Si possono mangiare sia freschi che secchi. I legumi freschi rispetto a quelli secchi hanno un contenuto di acqua superiore, dal 60 al 90% di quelli dei freschi contro il 10-13% dei secchi. E quindi a parità di peso un contenuto proteico e glucidico inferiore e anche un valore calorico un pochino più basso. È importante scegliere se utilizzare il legume avvolto nella cuticola o decorticato. Quello rivestito della sua cuticola risulta sicuramente un pochino più impegnativo dal punto di vista digestivo e anche nel processo di cottura, soprattutto dal punto di vista digestivo per chi ha un po' più di sensibilità gastrointestinale. Quello decorticato invece è privo della cuticola e quindi più digeribile e anche più veloce nella cottura. Un'altra cosa è la quantità. È consigliato l'utilizzo di piccole quantità, in realtà basterebbe un pugno, sarebbe sufficiente un pugno di legumi. Se poi con il passare del tempo si vede che la tollerabilità gastrointestinale migliora, allora si può anche man mano aumentarla un pochino di più. Come pulirli? Per rendere i legumi nutrienti e digeribili dobbiamo prima di tutto lavarli accuratamente, quindi sciacquare molto bene sotto l'acqua corrente tiepida. Poi, se sono secchi, bisogna metterli in ammollo, perché l'ammollo è una fase importante che reidrata il legume e quindi lo rende anche più commestibile, perché man mano si gonfia con l'acqua.
In più l'ammollo è importante perché depositano i legumi delle sostanze che sono i fitati, che sono definite antinutrizionali e anche antivitali. Queste sostanze cosa fanno? Diminuiscono l'assorbimento di minerali e vitamine, rendono il legume anche da un punto di vista nutrizionale più povero e anche più difficile da digerire, quindi lasciarli più a mollo, meglio lasciarli un po' di più che un po' meno. Tendenzialmente i tempi di ammollo sono dalle 12 alle 24 ore per i legumi con la cuticola, quindi quelli non decorticati, 8 ore per i legumi senza cuticola e circa 2-4 ore per le lenticchie. Tra l'altro bisogna fare attenzione che l'acqua va cambiata almeno due volte perché più si ammorbidisce la cuticola più si riducono i tempi di cottura anche del legume e appunto, come abbiamo accennato, diventa più digeribile. Però attenzione, non aggiungere il sale all'acqua di ammollo perché altrimenti indurisce la cuticola e rende il legume più indigesto. L'acqua dell'ammollo va sempre eliminata e non deve essere utilizzata per la cottura. E in più, dopo aver eliminato l'acqua dell'ammollo, bisogna ancora sciacquare un pochino sotto l'acqua corrente il legume. Un'altra cosa importante sono gli accostamenti. Per evitare i processi di gonfiore e quindi di cattiva digestione, bisogna praticamente fare delle combinazioni alimentari. È preferibile accostare i legumi a cereali integrali come riso integrale, farro, quinoa, orzo o anche le verdure fresche. E invece non è tanto consigliato abbinarli a patate o al pane. Le migliori preparazioni a base di legumi per favorire una buona digestione evitando le problematiche gastrointestinali sono tendenzialmente le creme, per esempio l'hummus, quello fatto con non solo i ceci ma anche con altri legumi, perché sono prive di acqua e rendono quindi il legume più digeribile. Oppure anche le crocchette, le polpette, hamburger, frittelle, quindi tutte preparazioni dalla consistenza un pochino più compatta e omogenea. Invece le pietanze, dove vi è un più alto elevato e contenuto di acqua, rendono il legume un pochino meno digeribile. E quindi attenzione per chi ha già un pochino più di problematiche gastriche o intestinali alle farinate, alle preparazioni simil frittate, alle zuppe e ai minestroni. Bene, spero di avervi fatto un quadro un pochino anche di aiuto, no, su come poter utilizzare i legumi. E ora una pausa con un po' di buona musica. Thank you.
Radio Dreamland. Share the vision. Rieccoci. Per chi non è vegano, ma vorrebbe avvicinarsi a questa alimentazione, scegliere cibi a base vegetale non vuol dire mangiare solo insalata o al massimo verdure grigliate. Non so se vi è già capitato di essere invitati a pranzo, a cena, per qualche occasione, oppure per un buffet di lavoro, e dire: scusi, non mangio derivati animali, cosa avete per me? Ecco, solitamente ti propongono l'insalata, una triste pasta al pomodoro, un piatto di fagioli come se fossero appena scolati dalla scatoletta. Allora, in realtà non è questo. Purtroppo capita che anche nelle scuole professionali di ristorazione non ci sia l'abitudine di valutare anche una materia di studio di cucina vegana. Così chi lavora, si trova a lavorare nella ristorazione, si trova spesso impreparato alle esigenze di chi richiede cibi vegani. Per gli chef che invece vogliono dedicarsi alla cucina vegan esistono solo dei corsi privati. Uno di questi, per esempio, è all'Università dei Sapori a Perugia, che promuove un corso di alta cucina vegan sia per i professionisti, ma anche per gli appassionati della cucina vegan, oppure anche per gli studenti di istituti alberghieri, e dove a ognuno vengono fornite le conoscenze adatte al proprio grado di formazione. Altre volte si può essere più fortunati e incontrare dei cuochi che hanno fatto una deviazione al loro, diciamo, curriculum onnivoro e hanno scoperto, per esempio, la cucina a base solo vegetale, e dalle loro stesse parole gli si è aperto un mondo. E questo il caso dello chef Antonio Chiodi Latini, che è titolare di un ristorante a Torino. E visto anche il periodo, per esempio, che in questo periodo il ristorante è chiuso, questo periodo di quarantena, porta anche il pranzo o la cena a casa. Ma adesso ci facciamo spiegare direttamente da lui qual è la sua esperienza di chef e naturalmente le sue specialità esclusivamente a base vegetale. Oh Antonio, grazie per aver aderito a questa intervista e per poter spiegare agli ascoltatori di Radio Dreamland, in specifico della trasmissione Vegan Sea, che cosa fai tu esattamente, qual è la tua cucina, e che tra l'altro fa parte del tuo ristorante che hai aperto a Torino in via Bertola. Assolutamente sì, ti ringrazio di avermi interpellato, è un piacere colloquiare con te e spiegare in pratica che cosa è successo, no? Io sono, la chiamerei confessione di un cannibale quasi per tutta una vita, no? Io 8 anni fa, dalla cucina onnivora, essendo un professionista del settore, ho cambiato il mio modo di approcciare alla vita e soprattutto anche al mio mestiere, quindi ho escluso tutto ciò che era di derivazione animale. Con un occhio chiaramente da tecnico e da professionista, ho approcciato un nuovo modo di concepire il vegetale, rispettandolo così com'è, senza trucchi e inganni, ecco, voglio dire. Molto bello questo. Non perché io non ce l'abbia contro il seitan, tempeh, tofu e quant'altro, ma reputo che non siamo ancora in forma, diciamo, occidentale, comunque italiana, ancora ben amanti di questo gusto. E quindi do dignità e rispetto alla forma vegetale, cercando di farla più integra possibile, quindi una forma integrale, spettacolarizzandola nel centro del palcoscenico, che è il piatto fondamentalmente. Ed ho due modi di affrontarla: una un po' più diciamo basico, no? Con delle cotture a bassa temperatura, dove risaltano di più i suoi sapori, e l'altra invece proprio è un'esperienza vera e propria, accostandola a dei prodotti, nel
turisti europei, ecco, non solo con contaminazione importante. E questo si svolge la sera prettamente. Ho capito, ma senti, tu dici che praticamente la tua cucina è quella che dà il vero gusto del cibo naturale, che fa del bene a te e al pianeta. Ecco, com'è che sei arrivato a questa, diciamo, a decidere di lavorare sui frutti della terra? Che tu tra l'altro ti definisci proprio anche il cuoco della terra, giusto? Sì, io sono un cuoco delle terre. Parte tutto dall'aratro. Io sono sessantenne e quindi ho ricordi puerili, no? Quando con mio padre si coltivava proprio quel pezzo di terreno che avevamo, e quindi una volta lo odiavo e oggi con l'avvicinamento al mio mondo per me è diventato importante. Quindi l'aratro, le terre, le polveri, i sassi e le zolle che riprendono ciò che è il vero terreno. Quindi io parto da un concetto fondamentale che è la semplicità delle cose. Se poi tecnica professionale con tecnologie avanzate riesco a porla come non si è mai visto, questa è una cosa interessante, ecco. E quindi non ho bisogno, che ne so, della sostituzione di nulla. Io non denigro, non poi il fatto che possa fare un finto formaggio, ecco, chiamarlo come tale. Il tofu è il tofu, non è un finto formaggio. Bisogna dare rispetto appunto alla materia prima, quindi se dovessi mai interpretare una ricetta con tofu, devo specificare che quello è un tofu, che è un taglio di soia, ecco, questo è un po' il concetto, no? Quindi non amo celarmi dietro l'irriconoscibilità, ma soprattutto la mia dignità, che è quella proprio vegetale sotto la sua forma più integra. Dalle bucce ricavo addirittura le terre, da lì nascono poi le zolle, eccetera, eccetera. Quindi un grosso rispetto, sì. Sì, sì, un grosso rispetto, è un grosso rispetto il tuo verso, e anche diciamo un riconoscimento di quello che la natura ti può dare per poi fare le tue ricerche. Da quello che ho capito, tu sei proprio un ricercatore del gusto, da quello che ho capito. Sì, io coltivo proprio a casa mia un piccolo pezzettino di terreno, e se non metto i piedi nudi nel terreno io non riesco a capire. Quindi io proprio devo toccarla, ecco. Devo vedere i miei contadini. Io con i miei contadini ho un profondo rispetto della forma proprio umana, e di conseguenza il frutto è tutt'altra poesia, tutt'altra cosa, ecco. Bene, ma senti, io ho avuto modo di assaggiare uno dei tuoi menù, che tra l'altro in questo momento tu hai organizzato tutto per poterli portare anche nelle nostre case. Raccontaci di questi menù. Sì, diciamo che con l'avvento della tecnologia e della tecnica, no? Cuocendo a bassa temperatura, quindi con un sacchetto predisposto, con un forno a vapore molto interessante, che tecnologicamente è avanzato perché è un rational, no? Quindi riesco a far passare i gradi della temperatura giusta a secondo il mio fabbisogno, no? Quindi io posso partire da un 80 gradi per poi chiuderlo a 120 gradi di vapore, e quindi lui rimane più integro, ma soprattutto si sollecita un po' di più, ecco. Quindi il gusto alla fine, quando tu lo rigeneri solamente in una pentola così com'è il suo sacchetto, ti dà più sapore, ecco. Ecco, quindi parli delle rigenerazioni che possiamo fare poi noi a casa quando riceviamo i tuoi sacchetti con i menù che hai scelto. Diciamo chiunque. Poi hai due forme di rigenerazione. Una è la rigenerazione tale quale, no? Quindi come è stato concepito, con il suo olio, il suo sale o la sua essenza, che all'interno può essere, che ne so, un aceto di melograna, come può essere un tamari invecchiato, oppure può essere solamente un succo di limone. Tu puoi, una volta rigenerato, puoi decidere se amare un po' di più la funzione di Maillard vera e propria, che è quella che fa uscire ancora più gli zuccheri con la caramellizzazione, e quindi allora io prendo, che ne so, il mio finocchio e lo adagio nella sua padella antiaderente a fuoco vivo da ambedue i lati,
e ho quel tipo di sensazione, oppure lo mangio così com'è. Dipende dalla mia giornata, dipende dal mio umore, dipende da che cosa voglio fare. Magari la sera preferisco un gusto un pochettino accattivante, allora ecco che utilizzo più una padella rispetto che alla rigenerazione salutare così com'è, ecco via. Allora, io devo dire che sono impazzita per il tuo radicchio al succo d'acero, che è buonissimo, e sì, penso sì, che ti ruberò la ricetta, non so se riuscirò a farla uguale alla tua. No, ma è semplice, è semplice, non c'è spavento, se parti dalla semplicità non c'è spavento, poi chiaramente c'è l'estetica, no? Una volta che poi tu lo prendi, se vai sempre in liaison, no? Ad esempio con una crema di cipolla, con l'aiuto del sifone, tu riesci a renderla molto più leggera e molto più palpabile, ed ecco che sul radicchio trionfa senza alcun problema. Un pane nero, sei a posto, ecco, hai mangiato, bene, e non hai avuto bisogno di altro, ecco, no? Certo. Il mio luogo è popolato da persone onnivore, ma soprattutto persone che mi mostrano al loro telefonino, che ne so, la costata o i nervetti o cose di questo genere. Alla fine però quello che a me interessa è sapere che è mancato qualcosa, ecco, quando io ho il no, non mi è mancato nulla, che ho trovato un'esperienza, e beh, questo io non dico in forma talebana, ma almeno 2 o 3 volte alla settimana, insomma, il nostro organismo ha bisogno di questa cosa. Io, che ormai ne faccio parte da 8 anni, sono cambiato, sono più arzillo, sono più giovane, ho più voglia di inventarmi qualcosa, e questo momento così di assoluta tristezza, io non, francamente non mi sento triste, ecco, mi sento, e fai benissimo, ad affrontare questo momento così particolare, ecco, cioè, non ne vedo problema, ecco. Anche perché effettivamente, come tu hai sperimenti, la cucina vegetale è completa, e quindi anzi ci fa bene, e ci fa avere anche la mente più lucida, più libera, e ci fa sentire bene anche con col pianeta e con i nostri amici animali. In attesa di venire a trovarti, e che anche gli ascoltatori possano venire a assaggiare direttamente nel tuo ristorante quando sarà possibile di nuovo riaprirlo, dov'è che intanto gli ascoltatori possono chiamarti, oppure come, cioè, io vedo che c'è via Bertola numero 20 a Torino. Sì, via Bertola numero 20 a Torino. Noi abbiamo 2 formule fondamentalmente, che sono il mezzogiorno, diciamo così, una pausa al bistrò, la sera invece molto esperienza, molto sensoriale, molto accattivante. Quindi 2 formule completamente diverse, sempre con la stessa identica metodologia di travaglio, che è quella di concepire nel piatto una forma vegetale completamente diversa. Un po' meno da pensare a mezzogiorno, decisamente più accattivante la sera. Bene, invece sono 2 esperienze diverse. Per averli a casa, cosa devono digitare su givemeveg.com, giusto? E così? Assolutamente sì, okay. Perché è un progetto che chiaramente è partito antecedente a questo problema, quindi la nostra voglia era già quella di proporre questo cibo a casa, ed è un progetto fatto da settembre, quindi come vedete anche la forma è completamente diversa, il modo, cioè tra le righe c'è chiodi latini, voglio dire, però il concetto fondamentale è il nuovo marchio, che è Gimme Bag. Ok, quindi si può andare a vedere, ci sono 3 menu che tu proponi, e quindi uno può scegliere e vedere. Tutto quanto in evoluzione, ci saranno poi menu settimanali, eccetera, eccetera, ci sarà una linea completamente dedicata anche con la nuova veste, eccetera, ci saranno grandi novità da quel punto di vista, ci mancherebbe. Benissimo, allora io ti ringrazio, è stato un piacere, ed è sempre bello che ci siano delle persone creative che possano utilizzare i frutti della natura per poter vivere meglio dentro e fuori, diciamo così. Grazie Antonio. Abbraccio a te. Grazie. Tutta la terra. Grazie, ciao ancora. Ciao. Ciao.
Benissimo, a questo punto abbiamo avuto anche un po' di, cioè visto anche un'alternativa a quella che può essere, diciamo, la cucina un po' più solo vegana, ma semplicemente proprio solo con i frutti della terra. Tra l'altro, proprio in questo momento il servizio di consegna a domicilio dei pasti provenienti dai ristoranti è consentito e prosegue regolarmente, sempre nel rispetto delle disposizioni di sicurezza, sia per i lavoratori coinvolti che per i consumatori. Quindi, per chi volesse, può anche fare questo tipo di esperienza. Siamo giunti alla fine, ci risentiremo alla prossima trasmissione. Un saluto a tutti da Miriam Madau e alla prossima di Vegan Sì.